Grazie Presidente. Ministro, lei ha incontrato nei giorni scorsi il Presidente al-Sisi e sappiamo dopo questo incontro che c'è stata una, diciamo, ha ricevuto delle rassicurazioni, così abbiamo capito, così come anche la Presidenza egiziana ha detto che è pronta ad una collaborazione in tutti i campi. Noi sappiamo che questo impegno è stato assunto dal Presidente al-Sisi anche con la Presidente del Consiglio dei Ministri Meloni, che si aspetta che ci sia questa collaborazione. Sappiamo però che il processo che riguarda l'omicidio di Giulio Regeni è purtroppo fermo perché mancano dei dati fondamentali, cioè gli indirizzi delle persone a cui inviare gli atti. E, nonostante tutto, finora il governo egiziano assolutamente non ha prestato alcuna collaborazione, nonostante le innumerevoli richieste. Considerata anche la posizione del governo Draghi, che in precedenza non solo si è costituito parte civile nel processo, ma pare che avesse dato anche una disposizione di non partecipare alla COP26. Ora, di fronte a tutto questo e anche vista la possibilità di altri strumenti legali, come ricorrere ad esempio agli strumenti offerti dalla Convenzione internazionale contro la tortura, le chiediamo, Ministro, quali sono le rassicurazioni che ha ricevuto e se intende procedere almeno utilizzando la Convenzione internazionale contro la tortura. Grazie onorevole. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani ha facoltà di rispondere. Prego, ministro. Grazie Presidente. Innanzitutto voglio proprio oggi riconfermare la mia vicinanza e quella del Governo alla famiglia Regeni, che ha il diritto che si faccia luce su ciò che è accaduto e ha diritto a che i responsabili dell'orribile omicidio vengano processati e puniti. La mia visita in Egitto deriva dall'importanza che il dialogo con quel Paese riveste per l'Italia e per il nostro interesse nazionale. Penso al dossier migratorio, alla lotta al terrorismo, all'energia, alla crisi regionale, prima fra tutte la Libia. Tutti fattori cruciali per la sicurezza del nostro Paese. E questo è l'obiettivo che anima la nostra strategia nel Mediterraneo e coinvolge altri settori importanti, quali la cooperazione allo sviluppo e il dialogo interreligioso. Siamo convinti che con il Cairo sia opportuno mantenere canali di comunicazione e collaborazione, come fanno tutti i nostri principali alleati. Questa considerazione del ruolo internazionale dell'Egitto non farà certo venir meno l'impegno corale di tutto il governo nel continuare ad esigere la verità sulla barbara uccisione di Giulio Regeni ormai 7 anni fa. Il Presidente al-Sisi ha assicurato che l'Egitto farà di tutto per eliminare gli ostacoli che rimangono e che rendono difficile il dialogo con l'Italia. Lo stesso mi ha ribadito il Ministro degli Esteri Shoghi. Con lui avevo già affrontato l'argomento nel corso dei dialoghi mediterranei di dicembre. Ho intravisto una disponibilità diversa rispetto agli anni passati da parte egiziana, anche se il processo in Italia attraversa una fase di stallo. Ciò non esclude, anzi richiede, di continuare a monitorare attentamente quanto l'Egitto farà in futuro su una vicenda che ci sta profondamente a cuore. Vedremo se alle parole seguiranno i fatti. Occorre non disperdere i risultati raggiunti dalla magistratura e dagli investigatori italiani, sostenuti dalle pressioni a livello diplomatico che hanno permesso di chiudere le indagini preliminari. Abbiamo bisogno di una più fattiva collaborazione del Cairo, a cominciare dalla notifica degli atti di citazione agli agenti su cui gravano evidenze probatorie. Occorre punire chi ha torturato e ucciso un giovane italiano impegnato a studiare in Egitto. Per provare a raggiungere questo obiettivo non possiamo però prescindere dall'intrattenere con le autorità egiziane un dialogo diverso da quello esclusivamente giudiziario. Siamo aperti al dialogo perché fare altrimenti vorrebbe dire abbandonare Giulio Regeni e la nostra richiesta di verità. Non c'è giustizia senza verità. Lo diciamo più forte oggi nell'anniversario della scomparsa di Giulio dalle strade del Cairo. Continueremo a fare pressioni. Il governo, anche con il contributo prezioso del Ministro della Giustizia, valuterà attentamente l'efficacia di tutte le vie percorribili al fine del raggiungimento della verità. Nei miei colloqui ho affrontato anche il caso di Patrick Zaki e sulla vicenda dello studente egiziano dell'Università di Bologna continueremo a lavorare con discrezione e determinazione. Concludo. Nel dialogo con un attore fondamentale per la stabilità del Mediterraneo e per i nostri interessi nazionali, non rinunceremo mai a promuovere la tutela dello Stato di diritto e dei valori di libertà su cui si fonda la nostra democrazia. Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare la deputata Quartapelle Procopio. Prego, onorevole. Grazie Ministro. Noi non siamo soddisfatti della sua risposta.
Non sappiamo bene che cosa lei abbia intravisto nel colloquio che ha avuto con le autorità egiziane. Quello che noi abbiamo visto dei lunghi, dolorosi, drammatici anni è stato il fatto che gli ufficiali egiziani che hanno affiancato il lavoro dei nostri investigatori si sono ritrovati gli indiziati del processo. Abbiamo visto un depistaggio che è costato la morte di 5 cittadini egiziani che non c'entravano nulla con il caso. Abbiamo visto molte versioni di comodo, alcune ingiuriose nei confronti della memoria di Giulio. Abbiamo visto tutte le rogatorie a cui non è stata data nessuna risposta. In questo quadro ci dispiace, non ci possiamo limitare ancora una volta a far sì che i nostri ministeri, le nostre autorità ricevano delle parole vuote da parte degli egiziani. Le prove raccolte mettono sotto accusa il sistema egiziano. Finora l'Egitto non ha collaborato. Accettare come concrete le ennesime profferte di collaborazione che non finiscono in nessun fatto reale vuol dire, da un lato, velare di ipocrisia le nostre relazioni con l'Egitto e, dall'altro lato, accettare di fatto che non ci sarà mai giustizia. E quindi, no, per noi non c'è collaborazione, non ci bastano le parole egiziane. E vorremmo vedere il governo di questo paese che difenda l'onore e la memoria di un ragazzo, l'onore e la memoria di un cittadino italiano ucciso all'estero. Ministro, non la butti sul ministro Nordio. La scelta del ricorso alla Convenzione contro la tortura del 1953 è del governo tutto. Dovete prendere questa decisione. Ne va dell'onore del nostro paese. E non dimenticate Patrick Zaki. Non bastano le parole egiziane. Sono 7 anni di parole e solo quando l'Italia ha fatto molta pressione, sia nel caso di Zaki che nel caso di Regeni, abbiamo ottenuto pochissimi millimetrici passi in avanti. Se lei accetta quel tipo di linguaggio, fa un torto alla memoria di un ragazzo, all'affetto della sua famiglia, ma soprattutto all'immagine del nostro paese che non è in grado, non vuole difendere la verità e la giustizia su un caso ignominioso di omicidio e di tortura avvenuto in Egitto. Grazie. Onorevole.